Filomena Scannapiecoro, 27 anni, seno 108, fianchi 58, vita complicatissima. È stata dal 15 maggio 2006 al 30 agosto 2011 l'amante segreta di Gigi D'Alessio e questa sera si racconterà a noi in diretta. Lei è stata per molto tempo l'amante segreta di Gigi D'Alessio. Ci racconti come vi siete conosciuti? Ducchianchier. Ah, mi scusi, lei non è italiana? Sì, sono italiana, ma che stai dicendo? Ah, sorry. E comunque, dove vi siete conosciuti? Ducchianchier. Veramente non capisco, è un locale francese? No, da macellaio. Ah, capisco, un posto inusitato per un tête-à-tête. Mamma mia, che strano, e parla per bene. Chiedo venia. La signorina vuole una venia. Lasci perdere, piuttosto ci dica, è vero che Gigi D'Alessio è un amante instancabile? Così tanto. No, è che tengo una collega renale. Ah, bene. Andiamo avanti. Lei faceva già parte del mondo dello spettacolo? Di nuovo la colica? No, faceva parte da tanto tempo. In che modo? Ci dica. Ho studiato dizione, recitazione, scenografia, fotografia, sceneggiatura, composizione. Basta. Mi sta sommergendo di talento. E che? Il talento è infettivo, mo? Gigi D'Alessio la portava mai al ristorante? Come no? Tutte le sere. Che cosa ordinavate? Le solite cose. Trippa e cozzo, pero musso, o pannozzo, il fegato carezza, panenzoni che maruzzo. E da bere? Champagne, Dom Pignon, Moschanton, Pemery. Scusi, ma a letto com'è? Straiato, sta sempre straiato. Sta stanco per le concerti, non si muove, e se si muove, crolla fracci da lieto. Troppo lavoro, troppo. Quali canzoni le piacciono di D'Alessio? Quelle con la musica, quelle senza non le capisco. Ma lei, prima di conoscere Gigi, cosa ascoltava? Tutta la musica mondiale, Sharik, Lady Gaga, Tonino Azzurro i Sciancati, Michè Iglesias, Toto Palumbo, Tano Martone, Durante. E come mai poi vi siete lasciati? Io non sopportavo il suo accento napoletano. Ma molti dicono che Gigi D'Alessio sia ancora innamorato di lei. Di lei? Lo sapevo, di lei. Ma chi è questa qua? Ma no, di lei! Ah, su due! Vabbè, lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere a quelle là. Comunque, grazie di essere venuta. Grazie a me. Dicevo, grazie a lei. Lo so, sono d'accordo, grazie a me. Prego. Grazie assai. È stato molto emozionante. E grazie.